ragazzi, ciao a tutti, Nicche, bentornati qui nel mio canale. Ragazzi, oggi vi porto un nuovo video unboxing. Guardate qua, ragazzi, che mega pacco che mi è arrivato da Amazon. Adesso, ragazzi, lo apriamo insieme. Ci tengo a ringraziare la KF Concept per avermi inviato questo incredibile prodotto, ragazzi. L'articolo in questione è un treppiede professionale in lega d'alluminio, all'occorrenza può anche trasformarsi in un semplice monopiede, pesa all'incirca 2,3 kg nella sua borsa da trasporto, la capacità massima che può sorreggere è di 12 kg, allungabile fino a 152 cm. Come è possibile notare, ragazzi, il pacco lo riceviamo ben imballato, e molto ben imballato. Difatti, come potete notare, ho anche un po' faticato a tirarlo fuori, lo scatolo, da questo nylon. Eccolo lì, ragazzi, finalmente. Eh sì, si fa un po' fatica, ma alla fine ce l'ho fatta. Ed eccolo qua, raga, finalmente. Guardate, il pacco è veramente bellissimo, ben fatto e soprattutto tanto tanto bello. Ma noi più che altro siamo interessati a quello che ci sta dentro al contenitore. Quindi apriamo, ragazzi, e come possiamo subito notare troviamo dentro una bellissima custodia. Difatti il treppiede si trova all'interno di questa custodia. Troviamo all'interno della custodia anche una tracolla, nel caso vogliamo con più tranquillità trasportare il treppiede con noi. Adesso apriamo, guardate, e praticamente il treppiede lo troviamo imballato dentro un'altra busta di plastica. Ed eccolo qua. Ecco, quindi qui la tracolla per, diciamo, agganciare la borsa. Troviamo poi, ragazzi, un estensore, una vite e il manuale di istruzione in cinese e inglese, con al suo interno anche una chiave a brucola. Allora, ecco qui, ragazzi, quindi il nostro treppiede. Bisogna dire che è veramente pesante, essendo, diciamo, professionale, si sente il peso. Difatti pesa all'incirca 1,7 kg più o meno. La testa del treppiede è protetta da questa borsetta, quindi pensate un po', tantissime borse, raga. Ecco qui, raga, la testa del nostro treppiede e la borsa. E poi è possibile, ragazzi, ruotare le gambe del nostro treppiede fino ad un massimo di 180 gradi. Guardate, ecco. C'è poi questo questo fermo, che tra un attimo vi faccio vedere, che per l'appunto impedisce alla gamba di andare o troppo in alto o troppo in basso. Ed ecco quindi, ragazzi, qui il treppiede nella, diciamo, nel momento in cui non è completamente esteso. Difatti solo il collo è esteso, non del tutto. Notate poi anche la ghiera della testa, così che possiamo, insomma, con precisione orientare appunto la testa. Qui sopra montiamo poi la nostra fotocamera reflex, tra poco vi faccio vedere anche come, ovviamente. E per finire, come possiamo notare, ci sta anche una bella livella. Questa qui, ragazzi, invece è la gamba svitabile per trasformare il nostro treppiede in un monopiede. Qui sotto invece, ragazzi, abbiamo il gancio per magari appendere un peso, così da rendere il treppiede ancora più stabile. Notiamo quindi ancora una volta la ghiera. Per girarla basta svitare appunto questa vite, e difatti adesso, come potete notare, la testa gira. Mentre se vogliamo evitare che la testa giri, dobbiamo di nuovo avvitare questa piccola vite in questo modo, e la testa non girerà più. Invece, grazie a quest'altra vite qua, più grossa, possiamo orientare appunto la parte finale della testa, in modo tale che con grandissima precisione
possiamo riprendere tutto quello che vogliamo anche in posizione verticale. Mentre il sistema di fissaggio della nostra fotocamera avviene grazie a quest'altra leva. Basta svitare e per l'appunto la parte finale verrà fuori. Dobbiamo poi avvitare questo oggetto alla nostra fotocamera reflex per poi inserire di nuovo la fotocamera qui nell'apposito alloggio e basterà poi di nuovo avvitare per fissare la fotocamera. Allora ragazzi, possiamo poi ovviamente abbassare ed alzare il collo del treppiede, tipo adesso è completamente alzato, ma facendo così posso abbassare al minimo insomma il collo del treppiede. Possiamo però anche estendere l'altra parte del collo, ce n'è ancora un'altra parte. Basta svitare questa leva qui sopra ed ecco che quindi alziamo così ancora di più il collo. Vi faccio adesso vedere meglio ragazzi il sistema per orientare le gambe. Basta tirare questa leva e scegliamo dove bloccare la gamba alla gradazione massima che più ci serve. Notate, possiamo bloccarla fino a questo livello oppure possiamo chiudere completamente la gamba magari per riporre di nuovo il treppiede nella sua borsa, tipo come sto facendo adesso, guardate. Facendo così possiamo ripiegare il treppiede. Vi faccio ancora una volta un po' vedere meglio la leva da vicino e il suo sistema di bloccaggio. Vi faccio ragazzi adesso vedere come allungare le gambe del nostro treppiede. Basta svitare, tiriamo e stringiamo. Quindi svitiamo, allunghiamo e stringiamo. Facciamo il contrario se vogliamo, diciamo così, richiudere le gambe. Ed ecco qui ragazzi il nostro treppiede quasi completamente esteso, manca la parte finale del collo. Come vi dicevo, l'altezza massima che possiamo raggiungere è di 152 cm, la testa supporta al massimo un peso di 12 kg, quindi non dovete caricarci sopra cose più pesanti. Ed ecco qui che per l'appunto sto, diciamo così, allungando al massimo il treppiede, alla sua estensione massima. Ed eccolo qua, ragazzi. Adesso ragazzi vi faccio vedere come possiamo trasformare questo treppiede in un monopiede. Questa gamba ragazzi praticamente è svitabile, facendo così la possiamo utilizzare come monopiede. Ovviamente non basta solo questo, dobbiamo fare anche dell'altro. Dobbiamo svitare questo gancio raga, completamente lo svitiamo, rimuoviamo anche il cappuccio e adesso possiamo, diciamo così, tirar fuori l'asta centrale del treppiede. Parlando un attimo degli accessori, non ho ben capito a cosa serva l'estensore, purtroppo nel manuale di istruzioni non è indicato. Però a noi comunque al momento serve la vite, quindi tiriamo fuori la vite. Questa ci serve per, diciamo così, avvitare il collo del treppiede insieme al piede, in questo modo. E adesso ragazzi abbiamo un bellissimo monopiede. Eccolo qua, ve lo faccio naturalmente vedere per benino, avvitato per bene, e qui ragazzi appunto c'è la testa. Un'altra cosa che vi voglio far vedere: è possibile invertire la testa del treppiede per magari scattare delle foto macro. Quindi diciamo che mettiamo la nostra fotocamera nella parte bassa del treppiede e non nella parte alta. Difatti vi sto facendo vedere, diciamo, tutto il procedimento necessario per farlo. Allego anche un'immagine ragazzi per farvi capire un po' di cosa sto parlando. Ovviamente il procedimento è un po' lunghetto perché bisogna smontare diverse cose, però
Se dobbiamo fare questo tipo di lavoro è necessario e per fortuna con questo treppiede possiamo farlo. Comunque si tratta all'incirca di un minuto circa e riusciamo appunto a invertire la testa e a metterla insomma sotto, esatto. Bene, sto praticamente avvitando le ultime due parti, ecco la testa ed ecco qua ragazzi che ho praticamente invertito la testa, adesso la testa è sotto e il gancio invece si trova sopra. Ragazzi, spero quindi che questo video vi sia piaciuto, come sempre vi lascio in descrizione il link per poter comprare questo prodotto su Amazon. Mi raccomando quindi ragazzi, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi e commentate. Noi ragazzi come sempre ci becchiamo presto in un prossimo video, vi auguro una buona giornata, ciao a tutti ragazzi!